no. Pasquale oggi ha persino la forza di scherzarci su, ma ci sono voluti anni di sofferenza e tanto coraggio per superare ciò che gli è successo in fabbrica. Quella mattina ricordo che mentre ero alla pressa, stavo per togliere questa lastra di ferro, ho visto lo stampo cadere, ho ritirato subito le braccia, credendo di avercela fatta in tempo, ma poi guardando non avevo più le mani. Mesi di ospedale, l'invalidità e un profondo senso di vergogna. Per qualche anno sono stato a casa, non ho evitato di frequentare gente, di uscire. Perché? Perché i primi tempi, cioè i primi anni, vedevo gente che magari ti guardava con come se fossi stato un mostro. Mi dava fastidio se magari andavo a mangiare una pizza e purtroppo mi imboccavano. Oggi Pasquale ha una moglie e due figlie, ma c'è una cosa che non riesce ad accettare. La cosa che più vorrei fare è il lavoro, qualsiasi lavoro che nelle mie possibilità, perché alla mia età credo sia ingiusto stare a casa. Con Pasquale passeggiamo in questo vicolo nascosto e arriviamo al capannone dove una volta c'era la fabbrica dell'incidente. Pasquale, che cosa prova quando passa davanti a questo cancello? Provo forti emozioni. Mi si arrabbia, mi chiedo ancora oggi che forse non doveva andare così.